costi alle stelle, difficile fare previsioni, una serie di problemi a cui far fronte. Il mondo dell'impresa comasca è alle prese con un inizio d'anno non semplice. Preoccupazioni che si aggiungono a quelle già espresse dai commercianti e dagli edili. Il periodo di incertezza è dovuto a tanti fattori, dall'aumento delle spese per l'energia, le materie prime e i trasporti, una catena di costi su cui attendiamo chiarezza, spiega Marco Galimberti, presidente della Camera di Commercio di Como e Lecco. Si spera, aggiunge, in un intervento del governo per calmierare i prezzi di luce e gas e ci auguriamo che dopo il picco possano tornare a scendere. A tutto questo poi si aggiunge il Covid, dice ancora Galimberti, in termini di assenze legate alla quarantena del personale, personale che manca e che complica l'organizzazione aziendale, ma a mancare sono anche i clienti, si pensi alla ristorazione e ai bar. Questi ultimi, come spiegato anche da Confcommercio Como, risentono ad esempio dello smart working, gli uffici a mezzo servizio dimezzano i clienti nei loro locali. Sono tante le questioni aperte che in questo momento pesano sulle aziende, dice infine Galimberti, messe insieme creano una situazione di incertezza, soprattutto dopo due anni già difficili alle spalle. È innegabile, le imprese sono preoccupate, conclude, c'è comunque fiducia nella possibilità di recupero, ma non è facile fare previsioni, si naviga a vista.